Viareggio è uno dei mestieri più antichi. Il lavoro di chi vive di mare è sicuramente affascinante, come tutti i nodi che legano l'uomo alla natura. Fa venire in mente le lunghe notti stellate, le albe estive, lo sciacquio delle onde sulla prua, la bonaccia pomeridiana e tante, tante figure letterarie. Ma oltre alla poesia c'è di più. C'è prima di tutto un sapere tramandato da padre in figlio, la perizia di fare nodi e di scioglierli, l'invidiabile capacità di essere delicati al momento giusto e forti, anzi fortissimi, quando è tempo di issare le reti. I pescatori a Viareggio sono ancora tanti, molti quelli della nuova generazione, giovanissimi o adulti, energici, ma anche confortati dai nuovi ritrovati meccanici e tecnologici per pescare con minore difficoltà. Poi ci sono i vecchi. I grandi vecchi, come verrebbe la tentazione di dire, per lo più non più viareggini, loro sono quelli che hanno lavorato per decenni in maniera eroica, senza comodità né stregonerie moderne. Il mare lo conservano negli occhi, sempre pieni di luce e nelle mani disastrate. Rimangono in spiaggia o sui modi a riparare le reti o a creare arnesi per la pesca nelle loro piccole botteghe davanti alla darsena. Tutti, senza eccezione, amano raccontare. Quante storie che ci sputa fuori il mare. Da fuori solo la punteggiatura di un romanzo che nasconda nei suoi buchi. Giovanni da 52 anni va in mare e poco fa diceva: guarda come sono ridotto dal sole e dal sale. Dal sale, da tutto. Che devo dire? Ecco, allora, qual è la vita del pescatore? A che ora si parte? Almeno io, no? A parte ho fatto tanti anni a navigare. Mazzate e Vallo, ho fatto una quindicina d'anni. E perché sei venuto a Viareggio? A Viareggio perché sono qua per via delle... ho trovato moglie qua. E mi... da quanti anni sei a Viareggio? 43 anni. Allora, la vita in mare? La vita in mare si sa, esco alla sera alle 8, vendo il pesce sul molo, vendevo, ora non vendo più, vendevo il pesce sul molo, a me all'una si finiva, la sera mangiavo, la sera andavo di nuovo in mare. Io ho sempre questa vita. È cambiato tanto il mondo della pesca in questi ultimi anni? Poco, ha peggiorato. Perché? Per via dei controlli della capitaneria e tutto, ha peggiorato. Prima era più libera la pesca, ora per via della capitaneria c'è troppi controlli, è un casino. Ecco, che tipo di pesce si pesca nel nostro mare? Tutto. Qua almeno a Viareggio tutto, dalla Liguria parlo io, no? Tutto, la Toscana, la Liguria, tutto. E cicale, spannocchi, seppie, frittura, triglie, tutto. Poi se vai di fuori, perché vanno di fuori, 500 metri, scampi, scampette, tutto, tutto, tutto. È sparito un po' il calamaro qua a Viareggio. Qualche brutta avventura ti è mai capitata in questi 52 anni di vita in mare? Qualcosa sì, a voglia di. Qualcosa qua, ma no qua a Viareggio. A Viareggio perché se esce la sera, se c'è qualche pericolo, si chiama la barca, si va in terra tra noi. Ma a Mazzate e Vallo qualche brutta avventura, perché si lavorava, si stava fuori 40 giorni. E i tempi lo vedeva e lo vedeva sfare il tempo, mai si rientrava. Ci si arricchisce facendo il pescatore? Ehi, ma ho detto una volta qualche lira da pazzo si metteva, invece ora tutta non la rimessa, si vive, si tira avanti, si per vivere. Come si chiama la tua barca? Avevo io San Pè prima, era una barca 12 metri, no, l'ho venduto qualche 6 mesi fa e ho comprato una barchettina da tramaglia, no? Si chiama Piccolo San Pè. La vita del pescatore è molto dura, ma hai pensato mai di fare un altro mestiere? No, purtroppo io a 52 anni faccio il pescatore e altri mestieri non lo so fare. Sulla roccia schiaffeggiata e trasformata siede l'uomo coi capelli color sale. Anche Giuseppe è un siciliano e dal 1974 fa il pescatore a Viareggio. La vostra è una famiglia di pescatori? Tutta la famiglia siamo di pescatori, eravamo cinque fratelli, tutti pescatori. Solo abbiamo fatto la zaccarena e ora da grande abbiamo fatto lo strascico. È difficile tenere in mano un peschereccio come questo? Sì, è difficile sì. Tenere in mano un peschereccio così è difficile perché c'è tanta manutenzione e ci vuole due persone a lavorarci.
Lunedì riprendi il mare dopo che è stata fatta la revisione al motore. Abbiamo fatto la revisione al motore, abbiamo fatto manutenzione, abbiamo fatto le prove con l'auto, diciamo, della zattera, eccetera, eccetera. Si campa ancora a fare il pescatore? È un po' difficile, diciamo, ora. È difficilissimo, sì. È che manca di tante, tante cose, diciamo. Per un uomo di mare, per un viareggino, salire a bordo di un peschereccio è sempre un momento emozionante, perché proprio grazie alla pesca che la comunità viareggina, nei tempi bui a cavallo delle guerre, riusciva a sfamarsi. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Per quanti anni è andato in mare lei? È un 55 anni. Era grosso il suo peschereccio? Ne avevo una barca di 20 metri, sì. E oggi anche i suoi figli fanno i pescatori? Sì, e ora c'è una barca più piccola, perché questa barca grossa mi dava un po' di spese e me la sono liberata. È costoso oggi mantenere in vita un peschereccio e portarlo fuori in mare con la massima sicurezza? Non ho capito. È costoso? Ora sì, ora è costosa perché abbiamo troppe spesate. Tante spese. Siamo, diciamo, anche penalizzati con la pesca, perché la pesca è quella che è, la comunità europea vuole tutto, diciamo, a norma, a volte magari può succedere magari che si sbaglia e siamo penalizzati. E quando rientrate c'è da sistemare le reti? E quando si rompono, sì, quando si rompono le sistemiamo. O sabato, la domenica, o quando veniamo a terra. Però quando veniamo a terra, se c'è tempo di finirla, si finisce. Però se non si finisce, si fa un altro giorno. In oltre 50 anni di vita in mare, le è mai successo niente di pericoloso? Paure? Un po' di tempi cattivi l'abbiamo visti, però siamo arrivati a terra. Una volta stavamo andando a fondo. Quando? Avevamo una falla. Una falla, eravamo pieni d'acqua e il Signore ci ha aiutati. Questa falla, la stoppa, si è ritirata su e ce l'abbiamo fatta asciugare alla barca e siamo venuti a terra. Eravate in tanti a bordo? Eravamo in tre. E è finito tutto bene, se Dio vuole? Tutto a posto. Tanto spavento e basta? È andato sullo scalo e un po' di spavento l'abbiamo preso. E anche una volta con una barca di ferro che era di mio padre abbiamo subito una falla, eravamo pieni, piano piano il Signore ci ha aiutato, siamo arrivati a terra, abbiamo tirato la barca su Lubesgrat, così abbiamo messo la toppa e io ho detto a mare con questa barca non ci vado più. Era una barca vecchia, però. Si guadagnava bene allora? Ma si guadagnava, non è che si guadagna tanto, si tira avanti la famiglia, Massimo. Non è che si guadagna bene. Poi c'è troppe spese con le barche. Anche una volta c'erano spese, c'erano meno tasse, però il pescato era povero e si tirava avanti la famiglia. Pesca forza, tira pescatore. Pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si placa e tace senza resa, e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare.